Nono giorno. Oggi conducimi le anime tiepide e immergile nell'abisso della mia misericordia. Queste anime feriscono il mio cuore nel modo più doloroso. La mia anima nell'orto degli ulivi ha provato la più grande ripugnanza per un'anima tiepida. Sono state loro la causa per cui ho detto: Padre, allontana da me questo calice, se questa è la tua volontà. Per loro, ricorrere alla mia misericordia costituisce l'ultima tavola di salvezza. Misericordiosissimo Gesù, che sei la pietà stessa, introduco nella dimora del tuo cuore pietosissimo le anime tiepide. Possono riscaldarsi nel tuo puro amore queste anime di ghiaccio, che assomigliano a cadaveri e suscitano in te tanta ripugnanza. O Gesù pietosissimo, usa l'onnipotenza della tua misericordia ed attirale nell'ardore stesso del tuo amore. E concedi loro l'amore santo, dato che puoi tutto. Il fuoco e il ghiaccio non possono stare uniti, poiché o si spegne il fuoco o si scioglie il ghiaccio. Ma la tua misericordia, o Dio, può soccorrere miserie anche maggiori. Eterno Eterno Padre, Padre, guarda guarda con con occhi occhi di di misericordia misericordia alle anime alle anime tiepide, tiepide che che sono sono racchiuse racchiuse nel nel pietosissimo pietosissimo cuore cuore di di Gesù. Gesù. Padre Padre della della misericordia, misericordia, ti ti supplico supplico per per l'amarezza l'amarezza della della passione passione del del tuo tuo Figlio Figlio e e per per la la sua sua agonia agonia di di 3 ore3 ore sulla sulla croce. croce. Permetti Permetti che che anche anche loro loro lodino lodino l'abisso l'abisso della della tua tua misericordia. misericordia. Segue la coroncina alla divina misericordia.